Tocca a voi governare. Allora, Morelli, ma che, poi quale la seconda emergenza, Riotta? Scusami, è da due anni che si parla degli arrivi. Sbarcano da due anni, da quando è iniziato casualmente Mare Nostrum. Che ribadisco, ragazzi, è una ma scelta. C'è la guerra. È una ragazzi, scelta. Ma in Libia c'è la guerra, è dai. È una scelta. Ma no, fate no, finire con guerra. È una scelta libera del governo italiano. Renzi e Alfano hanno deciso di fare Mare Nostrum. E quindi io chiedo, vi chiedo a tutti voi, se perché Cameron, no. La no, Polonia e altri però devono dire, vabbè, devi dire l'alternativa, allora, qual domani, è? Scusa Rizzo, no. Quanti libri scriveresti se domani la Merkel per la muzzo suo decide di regalare una Mercedes a tutti i tedeschi e poi devi pagare tu? Però e cosa dire, diresti? Scriveresti 44 la Germania libri dicendo prende più, la Merkel più di noi. È un po' pirla. E invece siccome questo non succede, non può succedere, e la Merkel non lo è evidentemente, se la scelta del governo italiano è stata quella di aprire tutte le porte all'immigrazione, perché l'Europa salvare la gente in mare che muore, ragazzi, lo stiamo andando, stiamo scherzando, per chi non lo sa, la marina militare italiana è l'unica marina militare al mondo che va a prendere nelle acque straniere, peraltro, noi salviamo di un altro la gente in mare, ne avete ma fatti morire vedere. 2000 con Mare Nostrum e ne avremmo fatti 2000 morire molti di più fatti morire. Se non ci fosse stato ma né Mare Nostrum né Triton, non è vero, è una vergogna dire che non ne morivano. Quello che sta succedendo nel